ci troviamo in discoteca. Un uomo e una donna, mentre che ballavano, si lanciano delle occhiate favolose. Mentre che ballavano, si avvicinano l'un con l'altro, si presentano e si cominciano a fare dei complimenti a vicenda. Durante la serata, dopo un lungo corteggiamento, i due decidono di andare a fare l'amore a casa di lui. Una volta dentro fanno l'amore. L'indomani mattina l'uomo si rivolge alla donna e le dice: "Allora, cara, cosa ne pensi di me?" Allora risponde lei: "Caro, appena ti ho visto mi sei piaciuto tantissimo, solo che non credevo che avessi un organo così piccolo." Allora lui: "Ah, cara, ti capisco, anch'io non credevo di dover suonare in una cattedrale." Un uomo in sovrappeso si presenta dal dietologo: "Dottore, dottore, sì, mi dica, dottore, ma che c'è scritto qua? Io non è che lo capisco bene quello che mi ha scritto qua in questa ricetta." "Aspetti, vediamo. C'è scritto che lei per qualche giorno deve limitarsi a uno yogurt e tre fragoline." Risponde l'uomo: "Sì, dottore, questo l'ho capito, però non ho capito è prima o dopo dei pasti." Due amici erano seduti al bar che si stavano gustando una birra. Ad un certo punto un amico dice all'altro: "Sai, a casa ho un acquario da 100 litri." "Vero? Un acquario da 100 litri?" "Sì, e ci ho messo dei pesci che ho comprato a Rimini." "Ah, sì, ma quanto tempo fa?" "È successo circa 6 mesi fa." "6 mesi? E come sei riuscita a mantenerli in vita?" Allora risponde lui: "Sai com'è? Ogni tanto ci piscio dentro per farli sentire a casa." I don't know.